Quando utilizzi un qualsiasi strumento di ricerca, come risultato ti viene mostrata una serie più o meno articolata di risorse. Se la tua università ha sottoscritto un abbonamento con quello specifico editore e tu stai accedendo con le credenziali di Ateneo, avrai accesso gratuitamente al PDF della risorsa. Non sempre è necessario che, per accedere a una risorsa, serva un abbonamento a pagamento. Molte banche dati Discovery Tool, al pari di Google Scholar, il motore di ricerca accademico di Google, integrano tra le risorse ricercate anche quelle open access, cioè ad accesso aperto. Cosa si intende con l'espressione open access? L'open access non è semplicemente una modalità di pubblicazione nel web, bensì un vero e proprio movimento di opinione. Nato agli inizi degli anni 90, è basato sul principio che la ricerca scientifica e accademica, finanziata con fondi pubblici, debba essere messa gratuitamente a disposizione della comunità. Agli inizi gli studiosi si limitavano a pubblicare versioni preprint, ossia precedenti alla versione editoriale, in archivi online specializzati in ambiti scientifici come fisica o medicina. Ma nel corso degli anni sono nate migliaia di riviste open access in tutti gli ambiti del sapere e in tutte le lingue, alcune promosse anche da grandi editori internazionali. Esiste anche una forma di open access ibrida. Si tratta di articoli pubblicati in modalità aperta in riviste normalmente a pagamento. In questi casi è l'autore, o l'istituzione di cui fa parte, a sostenere il costo della pubblicazione. Queste risorse sono in genere contrassegnate dal logo del lucchetto aperto, il simbolo internazionale dell'open access. Alcune biblioteche universitarie dedicano alle risorse open uno spazio nella loro home page, mentre altre le integrano direttamente nel loro Discovery Tool. Sul portale DOAI, Directory of Open Access Journals, puoi trovare un elenco dei periodici open tra i quali individuare quelli più pertinenti all'argomento della tua ricerca. Un altro portale estremamente utile di recente creazione è DOAB, che fornisce l'accesso agli e-books in collaborazione con l'editoria scientifica e accademica. Il numero di opere presenti è ancora relativamente basso, ma in costante crescita. In questi portali potrai mettere alla prova le strategie di ricerca collaudate nelle lezioni precedenti e scegliere tra le migliaia di altre risorse liberamente scaricabili. L'idea che la produzione scientifica ed intellettuale debba essere raccolta e messa a disposizione di tutti ha favorito la nascita degli archivi digitali istituzionali, anche noti come repository. La tipologia di risorse presenti è varia. Possono contenere articoli di periodico, capitoli di libri, saggi, contributi presentati a convegni, dati della ricerca, tesi di laurea e di dottorato. Talvolta le tesi di laurea sono oggetto di uno specifico archivio digitale. Una precisazione. Non sempre questi archivi sono totalmente ad accesso aperto. Gli autori possono infatti optare per rendere disponibile la notizia bibliografica, ma non il testo completo del documento. Rimane l'indubbio vantaggio del poter esplorare, come in una banca dati, un archivio di migliaia di record. Sebbene questi repository non offrano di norma strumenti di ricerca e raffinamento sofisticati come quelli che abbiamo visto per banche dati e Discovery Tool, ci permettono comunque di ricercare facilmente per parole, per autore, per settore scientifico-disciplinare, per data o per combinazione di questi elementi. Esistono molti portali dedicati ai repository istituzionali e non solo. Elencarli tutti è impossibile. Ci limitiamo a segnalare OpenDOA, che seleziona i repository accademici globalmente, e il motore di ricerca Core, che mette a disposizione risorse, naturalmente open, tratte da repository e riviste accademiche in tutto il mondo. Se in futuro ti troverai a depositare la tesi nel repository della tua università, oppure vorrai pubblicare un articolo o i risultati della tua ricerca, forse ti sarà utile sapere che scegliendo la modalità open access, i tempi di pubblicazione saranno molto più veloci di quelli delle riviste commerciali. Aumenterà in maniera significativa il numero di persone che in tutto il mondo potrà scaricare e condividere il tuo articolo o la tua tesi, facendo aumentare le citazioni. E infine, contribuirai anche tu alla crescita della conoscenza condivisa.